Ciao ragazze e benvenute. Oggi altro video tutorial. Vi faccio vedere più o meno come l'ho iniziato questa nail art. Adesso vi spiego tutto. Innanzitutto la mia base, solito top coat finale, il mio preferito ormai, goccina asciuga smalto, è il mio vassoietto, dotter, poggiamano e poi i colori che ho usato, che sono praticamente questo fucsia e questo argentato, sono quelli che vanno come basi. L'anulare e il pollice. L'ho fatto tutto con l'argento e poi ci ho fatto questa mezza French sbieca col fucsia e tutte le altre dita ho messo due passate di fucsia e poi faccio viceversa la mezza French di argento con i pois bianchi e qua con i pois fucsia che richiamano la sua, appunto, la sua mezza French. Ho lasciato queste due qua per far vedere e andiamo col tutorial. Allora, l'anulare, come abbiamo detto, lo facciamo come il pollice. Base argento e adesso andremo a fare la French col fucsia, questo qua della Maybelline. Ecco, vedete, sbieca per questa parte, perciò andiamo fare questa riga così sbieca. Ecco. In questo modo. Così, come sul pollice. Poi prendiamo il dotter dalla parte un pochino più grossa, preleviamo un po' il prodotto e facciamo i pois che richiamano appunto. Vediamo perché. Che è meglio sgocciolarlo, che mi sta finendo questo colore, per quello si fa un po' fatica. E facciamo i pois tutti. Così. Ecco. E poi ci metteremo questo smalto brillantato sullo sbieco del fucsia. Adesso lasciamo asciugare un po' e nel frattempo facciamo questa che è il contrario, solo che invece dei pois argentati io li ho messi bianchi per risaltare un pochino di più. Adesso appunto prendiamo l'argento e facciamo la French sbieca argentata sul fucsia. Così, come nelle altre, mignolino, indice. Poi prendiamo sempre il nostro dotter, smaltino bianco questa volta, sgoccioliamo un pochino nel nostro vassoietto e andiamo a fare, come per questa di qua, però col bianco, tutti i puntini che contornano la riga della nostra French. Ho messo un po' poco colore, sgoccioliamo ancora un pochino. Questo è l'effetto che non è finito. Vediamo che sia un po' asciugato, mettiamo un pochino di goccine che non voglio portare via niente. Che ho appena fatto, lasciamo agire un attimo il prodotto, prepariamo il nostro smalto tutto brillantoso, questo della Astra, andiamo a metterlo su la nostra French, questa argentata, così luccicherà ancora di più, e poi sulla nostra French, questa fucsia. Ecco. Vediamo che l'ho messo un po' spesso perché non volevo portare via niente. Come sul pollice, luccicherà e anche sulle altre. Questa è la mia nail art di oggi, fucsia argento pois, semplice da fare e al prossimo tutorial, ragazze. Tanti bacioni. Ciao ciao Ciao. Danica e dal mio bimbo. Ciao.